Vi dico solamente il contrario, nel soppo. Perché? La Sicilia deve rimanere così, no, basta, no? Grazie. A lei teme per la, come dire, la tenuta statica del ponte? Per la tenuta statica del ponte, che è importantissimo. Se è una cosa possibile dal punto di vista naturale, sarebbe bellissimo, ma se non ci sono problemi dal punto di vista naturale. Ma io sono sicuro che me lo vedrò. Io no, io lo assicuro. Quindi, da quando ero piccolo, adesso sono passati 74 anni, quindi si renda conto che c'è tempo. Bisogna sistemare le strade interne della Sicilia, perché siamo ancora molto, molto indietro rispetto alle altre regioni. Poi il ponte, per uno sviluppo industriale migliore, ci potrebbe pure stare, però sistemiamo prima le infrastrutture interne. Il problema sai qual è? Che non si aggiustano né le strade, non si fa il ponte. È da 40 anni che si parla. Le strade sono sempre così, ma ridotte, e il ponte non si è fatto. Quindi secondo me non si fanno nessuno dei due. Se realmente è un'opera che viene costruita con un intento strategico importante e con, quindi legando tutto il resto, quindi veramente deve essere un impegno di tutta l'Italia, può avere un senso. Se però rimane una cattedrale nel deserto soltanto per risparmiare 2 ore di attraversata dello stretto, non ha senso. Qua bisogna fare il ponte, perché il ponte sarà ed è l'unica, l'ultima e la sola soluzione economica della Sicilia.